Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per la SIPSIO, la Società Italiana di Psicologia Online, nata lo scorso anno durante la pandemia per promuovere lo sviluppo di buone prassi operative per la terapia online. Oggi, per il ciclo di interviste promosse dalla SIPSIO, abbiamo il piacere di intervistare la dottoressa Sandra Sassaroli, professore onorario, direttrice del Dipartimento di Psicologia della SFU Milano, direttrice della Scuola di Specializzazione Studi Cognitivi, medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Allora, innanzitutto, buongiorno e benvenuta, dottoressa Sassaroli. Grazie, grazie molte la Sipsiol per questo invito a fare due chiacchiere su questa esperienza. Benissimo. Allora, dottoressa, dunque, negli ultimi tempi siamo stati costretti a rivedere la relazione terapeutica, incontrando i nostri pazienti da remoto con collegamento tramite computer o tramite telefono. Lei come vede questo cambiamento e come si è organizzata nella sua pratica clinica? Allora, prima di rispondere individualmente volevo dare qualche dato, perché noi abbiamo fatto nelle nostre scuole di psicoterapia e con i nostri terapeuti dei centri clinici, abbiamo fatto un'analisi per vedere anche come in generale avevano risposto a questo. Però non parlerò di cosa è successo durante il lockdown, parlerò di com'è la situazione più adesso, Benissimo. perché in realtà quello che noi sappiamo da parte dei pazienti è che hanno visto il terapista a volte più vicino e più concentrato e si sono sentiti abbastanza liberi di esprimere emozioni e pensieri. Quindi da parte del paziente, diciamo, c'è stata questa risposta positiva. Ovviamente c'è qualche dato di numero, ma non mi sembra il caso di darlo. I terapeuti, il dato importante è che più hanno tardato ad andare nell'online, e quindi e più erano anziani, perché c'è un problema che c'era una correlazione tra il ritardo sull'online e meno sono stati visti come efficaci dai loro pazienti e meno hanno visto se stessi come efficaci. Quindi diciamo che l'attitudine verso l'online contava. Ecco. I terapisti attualmente riferiscono che c'è un miglior uso e una migliore strutturazione della seduta. Ricordiamo che noi siamo cognitivo-comportamentali e anche loro spesso raccontano una maggiore concentrazione. Problemi che ci sono, la tendenza a sentire il paziente più lontano e difficoltà nell'applicare alcune tecniche che vanno più condivise. Ecco. Quindi in qualche modo la valutazione che si dà non è negativa. Ecco. Un'altra cosa che è successo è che i vantaggi maggiori sono stati accessibilità e continuità, cioè si è più accessibili, e anche la continuità del lavoro e la gestione del tempo delle sedute da parte dei terapeuti. Mentre da parte dei terapeuti c'è anche la sensazione di aver sentito perdita nell'interazione umana, minore accesso al non verbale, cioè vedere soltanto la faccia non è come essere in contatto con tutto il corpo. Però che sta succedendo? Che in realtà durante il lockdown c'è stata e anche adesso, cioè è come se ci fosse stata una generale sensibilizzazione al bisogno di curarsi e alla necessità di farsi le terapie. Quindi c'è un aumento molto grande del 30-40% della richiesta di psicoterapia. Quindi questo per chi fa il clinico è sicuramente una buona notizia. Noi ad esempio abbiamo avuto un aumento del 35% della richiesta di accesso alle nostre ambulatoriali intensivi e ai nostri ambulatori. Quindi è chiaro che se io posso anche lavorare online, quello che io faccio è che posso prendere pazienti che non vivono necessariamente con me e quindi è come se il campo si fosse allargato al mondo. Ecco. E questo è sicuramente una cosa che è accaduta in un secondo con la tipica velocità della tecnologia che tutti hanno adottato e che sta cambiando il nostro mondo. E poi alla fine dirò anche, secondo me, però, alcune cose a cui bisogna stare attenti. Una cosa Benissimo. che dicevo è questa cosa che
che ho visto, perché ho fatto un colloquio su un bel libro di uno psicodinamico che si chiama Psicanalisi Online. Lui racconta la difficoltà del processo nel mondo psicoanalitico, nel mondo online, però lui era molto favorevole e diceva delle cose interessanti a cui io non avevo pensato. Avevo pensato, sì, che essendo a casa il paziente deve stare attento al suo setting, perché io vedo la sua casa, e io devo stare attento ad avere un contesto che è omogeneo, costante, non è che una volta lo vedo sul divano, l'altra volta... Quindi questo per dare anche nel lavoro online una regolarità, poi non è o questo o niente, però sicuramente questo punto è delicato. Cosa è rimasto oggi? Questo vi darò dei numeri. Oggi circa il 10% dei nostri terapisti è rimasto online. Questo vuol dire che ci sta un 10% di pazienti che abbiamo preso online, perché io ho delle pazienti fuori Italia e sono rimaste online. C'è un 50% di terapisti, 52 per la precisione, che è ritornato felicemente in ufficio e a lavorare negli studi, e c'è un 40% che si tiene il misto. Ecco, quindi questo e quindi lo vedete che questo è un cambiamento importante di contesto, perché io, che ho sempre lavorato su Skype quando i miei pazienti partivano, avrei detto che era il 5%, quindi adesso è una cosa che si è allargata. Non so se ho risposto a qualche... Come no? Sicuramente sono anche degli ottimi spunti di riflessione quelli che lei ci sta dando. Ecco, mi veniva da chiederle, come vengono gestiti, ad esempio, gli homework nelle terapie online? Ossia, ci sono stati dei cambiamenti nell'utilizzo di questo importante strumento della terapia cognitivo-comportamentale? Allora, diciamo, utilizzando la visualizzazione Zoom si può lavorare in vivo, condividendo, ad esempio, gli ABC in modo molto più semplice che quando si hanno i foglietti disorganizzati o le lavagne nei nostri studi. Quindi da questo punto di vista non c'è stato alcun tipo di problema. Certo che un'osservazione che mi viene da fare è che non è detto che l'online sia sempre meglio. Siccome io ho detto prima un vantaggi, svantaggi generale, però se penso a me, ci sono dei momenti che preferisco non fare online, anche se ho alcuni pazienti che non ho mai visto dal vivo, perché magari sono negli Stati Uniti, però preferisco non fare online l'inizio del... Mi piace vedere il paziente in faccia, come si veste, come si muove nel mio studio, come... E quindi, ad esempio, tendo a chiedere per persone che non abitano lontane di venire una o due prime sedute online, anche se mi dicono che viaggiano molto e vogliono mantenere l'online. C'è questo, quindi conoscersi vedendo, e questo è accaduto anche con gli allievi, perché gli allievi, io mi sono fatta un anno e mezzo con degli allievi, quando l'ho visti mi sembravano due altissime e le immaginavano piccoline, quindi è proprio i corpi occorrono, ecco. Poi, secondo me, nei momenti in cui abbiamo un paziente che ha problemi di fidarsi del clinico, quindi diciamo problemi di alleanza, detto in modo più psicodinamico, io posso dirlo da cognitivista, di aderenza, no, alla nostra formulazione di caso, sicuramente questo tipo di lavoro, se c'è anche il corpo seduto uno davanti all'altro, per me è più semplice. Così come io lo sconsiglio se ho dei pazienti che hanno dei momenti molto delicati di tipo attaccamentista, di tipo traumatico, grandi lutti, lì se possibile, anche se l'ho fatto il lavoro in questo anno online con pazienti anche difficili, però questo tipo di lavoro oggi preferisco farlo in studio. Certo, ecco, appunto seguendo quello che lei ci sta un po' illustrando, no? Mi veniva da pensare un po' al paziente che in ottica Libet, ad esempio, utilizza un piano più, possiamo dire, prevalentemente prudenziale. Ecco, mi chiedevo, per questo tipo di pazienti, ritiene che la terapia online possa essere poco efficace? Allora, secondo me tutte e due, nel senso che da un lato il potenziale, l'online potrebbe contribuire a mantenere la distanza, non escono di casa, evitano.
Dall'altro lato può essere anche l'inizio di un rapporto meno inquietante perché la vicinanza è poca e perché la costruzione della vicinanza è più graduale. Quindi da un certo punto di vista è come gli hikikomori che in fondo però riescono ad avere rapporti tramite il digitale. Ecco, quindi per questo tipo di pazienti l'arrivare in studio potrebbe essere il guadagno o la meta da raggiungere, no? Spesso ci sono pazienti appunto che fanno fatica a uscire di casa. Ecco, quindi io penso, dipende, questo veramente va valutato. Secondo me noi ancora non abbiamo costruito una nosografia del paziente online. Cioè ci siamo tutti buttati nell'online anche per necessità e per vivere, ma avere una nosografia per sapere con più precisione e basato su dati più misurati, quando è meglio, in che fase della terapia, quando non è consigliabile, potrebbe portarci a fare un passo avanti e uscire dall'emergenza a un dato di fatto di come va il mondo, ma più fine di quello che abbiamo adesso. Certo, certo. Io ho avuto una paziente che viveva in Francia, e questa paziente era una paziente estremamente diffidente, evitante, che mi chiama con una domanda di terapia molto, è una terapia che è andata benissimo perché lei è una donna molto intelligente, con una domanda di terapia legata a una generale insoddisfazione esistenziale. Lei è stata buttata nel mondo da una famiglia molto ambiziosa, ma di persone un po' evitanti, e tutti dovevano essere i più bravi del mondo, andare alla Sorbona, e lei ha eseguito tutti i compiti, però si è trovata poi in questi mondi duri e difficili senza competenze né emotive né di tipo relazionale. Quindi è una donna di 30 anni che era sola da 8 anni, viveva a Parigi da 8 anni ed era sola, il che francamente sono gli anni in cui noi dobbiamo esplorare. Lei aveva avuto alcune esperienze in Italia a 20 anni, poi se n'era andata, aveva un piccolo gruppo di amici, ma sostanzialmente studiava e lavorava. E aveva una generica depressione e un'infelicità. Quindi io le ho dato medicine, però anche ho lavorato sui suoi aspetti di diffidenza nei rapporti con gli altri e di evitamento. Ecco, lei è stato un gran successo, in realtà, siccome lavorava e studiava tanto, anche con relativamente poche sedute. Quindi ci siamo viste una ventina di volte, adesso la vedo ogni 2 mesi, però lei è stata anche fortunata, perché ha trovato un fidanzato, ha avuto una promozione nel lavoro, così, però non l'ho mai vista dal vivo. Ecco, e tutto il lavoro anche sul fidarsi di qualcuno, ad esempio di me, smettendo di rompermi le scatole facendomi le pulci, è stato fatto completamente online, senza alcuna difficoltà. Anzi, secondo me con lei la distanza all'inizio ha aiutato. Ok, sono riflessioni importanti queste, ecco, che noi dobbiamo comunque porci e a cui dobbiamo arrivare a dare delle risposte comunque. E visto che stiamo riflettendo su questo, le volevo chiedere se secondo la sua esperienza clinica si è ampliato o è diminuito lo spettro dei disturbi trattabili online. Secondo me il problema non è lo spettro, sono proprio i problemi che il paziente ci porta, cioè problemi dell'attaccamento, problemi di tipo traumatico acuto, problemi di diffidenza col terapista, ma cioè ci sono alcune cose che io non so, magari troveremo un modo per trattarlo online, ma sicuramente questa qui è l'area delicata. Ecco. Certo, certo, condivido. Allora, dottoressa, un'ultima domanda. Ritiene che l'online sarà un campo applicativo della psicoterapia o rimarrà un setting confinato in questo periodo storico? Ah, questa è una domanda interessante. Io penso che l'online ha cambiato il nostro mondo per tutti, per sempre. Cioè, è come se ci fosse stata una grande spinta e ci ha buttati tutti al mare e tutti abbiamo imparato a nuotare. No? Chi con maggior facilità, dipende anche dal tipo di teoria a cui si rifà, dalle proprie timidezze personali, dalle proprie competenze. Sì, l'unica cosa che io auspico e che ho già accennato prima è che
non potrà più essere solo che abbiamo su Zoom. Cioè l'online richiederà il mettere a punto degli strumenti digitali completamente innovativi che noi dovremmo inventare. Noi ad esempio dentro con i nostri terapisti stiamo mettendo a punto una struttura tecnologica dentro la quale avverranno le supervisioni, le sedute dei pazienti criptate, i compiti, il referto dei compiti, perché se noi riusciamo a mettere dentro l'online una visione veramente digitalmente innovativa, ci rendiamo conto che si apre un mondo. Io posso decidere che ogni martedì mando un core al mio paziente depresso o un Hamilton sulla depressione perché sono preoccupata di come sta e so dal vivo immediatamente, indipendentemente dal mio incontro, cosa sta succedendo. Questo certo. Vi ho fatto un esempio estremo, no? Però ci aiuterà anche a usato bene. Ci potrebbe aiutare anche a fare un monitoraggio dell'andamento che era impensabile prima. E anche chi lo aveva pensato, come noi che siamo un po' ossessionati dai monitoraggi, faceva grande difficoltà a metterlo in atto per le nostre per difficoltà organizzative. Perfetto, benissimo. La ringrazio, dottoressa, per questo interessante confronto che ci ha aperto veramente tanti spunti di riflessione.